Ovviamente questo video conterrà spoiler sulla quinta stagione di Steven Universe, più o meno. Sì, effettivamente sì, ne conterrà. Quindi non guardate questo video se non avete finito la quinta stagione di Steven Universe. E beh, qui si parla di Bismuth. Bismuth è una delle poche Crystal Gems che ancora non avevo fatto, e mentre escono tanti dei miei vecchi video, ecco che io decido di parlare di una nuova gemma che, beh, sarà il solito video dove io parto parlando un po' del personaggio in generale, ma alla fine mi metto a parlare di un tema che è legato a quel personaggio. Perché è così effettivamente che ho fatto metà dei video che ho fatto. E beh, Bismuth è una vecchia Crystal Gem, una Crystal Gem che 3500 anni fa, nel corso della ribellione, durante i vari combattimenti, è stata, beh, imbollata da Diamante Rosa. Che è successo con precisione? Praticamente durante la ribellione, dove il pianeta natale cercava solo di ottenere la Terra e la ribellione cercava di minare la struttura stessa del pianeta natale, Bismuth, cercando di vincere la guerra, si è inventata in mezzo a tante altre armi che lei ha creato il punto di rottura. Un'arma che, al contrario di tutte le altre, è definitiva, ovvero non è una semplice arma che è in grado di distruggere la forma fisica di una gemma e quindi ucciderla per un po' di tempo, ma uccide davvero. Per sempre. In eterno, senza possibilità di tornare indietro. E dunque, quando Quarzo Rosa sente parlare di quest'arma, decide di non usarla immediatamente. Perché Quarzo Rosa tiene molto alla vita, perché Quarzo Rosa non può accettare che venga uccisa una gemma del pianeta natale solo per poter vincere con la Terra, ma anche perché lei è Diamante Rosa. E lo scopo di Bismuth è quello di frantumare un diamante, è quello di frantumare Diamante Rosa. E Diamante Rosa è lei stessa. L'idea se l'è presa, quindi si è fintamente frantumata da sola poi, però il punto è un altro, che quando Diamante Rosa rifiuta la proposta di Bismuth, Bismuth si incazza come una bestia. Bismuth non capisce più nulla, perde il controllo, la attacca e lei la imbolla. Per quale motivo l'abbia rinchiusa nella criniera del leone e non l'abbia mai detto a nessun'altra? Beh, questo non lo sappiamo. Cioè, forse ha rinchiuso Bismuth nella criniera del leone per fare in modo che Steven la ritrovasse e facesse ciò che lei non aveva fatto, ma perché lei non l'abbia fatto resterà un mistero per ora. Ma la parte interessante è quella in cui Bismuth torna da Steven e propone di nuovo questa cosa. La domanda che Bismuth si fa per tutto il tempo all'interno del suo episodio è perché Quarzo Rosa ha deciso, ha preferito che frantumassero le Crystal Gems, che corrompessero il pianeta e vincessero la guerra, pur di non usare il punto di rottura. Perché il capo di una grande ribellione dovrebbe decidere di perdere una guerra e non usare una certa arma. Perché? Da cosa deriva questa scelta? Allora, in realtà a livello strategico la scelta ha perfettamente senso. Perché, vedete, se Bismuth avesse iniziato a usare il punto di rottura, il pianeta natale avrebbe saputo che le gemme del pianeta Terra potevano frantumare le altre gemme. E questo avrebbe portato il pianeta natale a tirar fuori magari un'arma ancora più potente, qualcosa di ancora più grande, ancora più pericoloso, qualcosa che magari frantumava 10 gemme alla volta. E beh, sarebbe stato poco conveniente istigare il pianeta natale a fare più di quanto già facesse. Insomma, sappiamo già che il pianeta natale frantumava le gemme, perché durante la guerra ne sono state frantumate tantissime. Però non sappiamo ancora il modo. E può essere che non avessero una tecnica così diretta come il punto di rottura. Però se la ribellione avesse usato il punto di rottura, il pianeta natale lo avrebbe poi usato a sua volta o avrebbe inventato qualcosa di simile per potersi difendere. E questo è il problema delle guerre, che più tu crei un'arma gigantesca, più gli altri rispondono con un'arma più grande. E quando si arriva alla bomba atomica, ormai si arriva alla parte in cui nessuno la usa per paura di distruggere il pianeta piuttosto che gli avversari. Ma a parte il punto di vista strategico, c'è la questione del: è giusto frantumare le gemme del pianeta natale? Tanto per iniziare, ricordiamo che esiste una certa legge chiamata legge del taglione che veniva usata tantissimi anni fa. Questa legge, se non la conoscete, è detta anche quella dell'occhio per occhio, dente per dente. Ovvero una legge che imponeva che se tu, per esempio, cavassi un occhio a una persona,
la legge imponesse che anche a te doveva essere cavato un occhio, perché eri colpevole di aver fatto questa cosa. E il ragionamento era: se fai A, subisci A, se fai B, subisci B. Oppure subisci una cosa paragonabile a B, o una cosa paragonabile ad A. Non funzionava perché la persona che inizia a fare del male ha delle motivazioni per fare del male, è spinta da qualcosa nel fare del male. Insomma, se una persona ti entra in casa e ti deruba, ci deve essere un motivo. Ci sono vari motivi. Può essere che entri in casa a derubarti perché è povera, che è anche la versione più probabile. Può essere che entri in casa tua e ti derubi perché c'è qualcuno che vuole derubarti, ma non ha il coraggio di farlo personalmente, e quindi lo fa fare a un sottoposto, una persona che magari è povera ma non ti deruberebbe mai, ma la sua famiglia è in ostaggio e questa persona ha il controllo su tutte le scelte dell'altra persona. Insomma, non potete mai sapere che cosa spinge un individuo a fare del male. È perché ci sono migliaia di motivi, e se una persona arriva a fare del male è perché pensa di avere ragione. Facciamo l'esempio con la pena di morte. Una persona che impone la pena di morte all'interno del suo paese, ovvero fa in modo che, per esempio, se uccidi qualcuno tu debba essere messo sulla sedia elettrica e ucciso a tua volta, beh, il ragionamento di una persona che pensa che questo sia giusto è che, ovviamente, uccidere è sbagliato. Uccidere è assolutamente sbagliato. Ma è giusto quando uccidi una persona che ha ucciso, perché la stai uccidendo per impedirle di uccidere. Però qui si crea un paradosso. Perché tu, impedendo a quella persona di uccidere, la uccidi. Ok che la uccidi per impedirle di uccidere, ma non ha detto che lei avrebbe ucciso. Quindi tu la stai uccidendo e muore comunque una persona in più rispetto a quella che sarebbe morta se tu l'avessi lasciato libero. Perché quando si parla di assassini, omicidi, molti pensano che la persona che commette un omicidio sia una persona pazza, che ha deciso di uccidere un individuo pericoloso e basta. Quando magari ammazza una persona per un motivo. Un motivo che è sempre sbagliato, ma un motivo. Esattamente come il motivo per cui potresti condannarla a morte. Un motivo che è sbagliato, ma è comunque un motivo. Facciamo l'esempio di qualche caso che è capitato. Gente che per esempio ammazzava il proprio capo perché aveva stuprato una collega. È giusto uccidere il proprio capo se ha stuprato una collega oppure no? E la legittima difesa? Se una persona entra in casa tua e cerca di derubarti, è giusto ucciderla oppure no? Tu potresti pensare che sia giusto ucciderla perché lei ti ha derubato. Così come quella persona potrebbe decidere di ucciderti perché pensa che tu, essendo ricco, non avendo mai dato niente a quella persona anche se aveva bisogno di aiuto, potresti essere colpevole in qualche modo della sua povertà. Non puoi mai sapere che cosa succede nella mente delle persone, ma c'è sempre una motivazione per quello che fanno. La motivazione di Bismuth per uccidere è che il pianeta Natale è brutto e cattivo, il pianeta Natale ci opprime, il pianeta Natale ci fa del male, l'unico modo per impedire al pianeta Natale e alle sue gemme di farci del male è distruggerle, perché se sono frantumate non possono farci del male. Il ragionamento del pianeta Natale è l'esatto opposto, ovvero noi frantumiamo le Crystal Gems e le distruggiamo perché le Crystal Gems ci vogliono uccidere. E quindi in realtà sono le Crystal Gems le prime ad aver attaccato. Se ci pensate, Perla è una terrorista. Quarzo Rosa era una terrorista. Cercava di diffondere il terrore sul pianeta Natale per far capire loro che non volevano una certa struttura sociale, come succede effettivamente con tutto il terrorismo al giorno d'oggi. Ma se loro sono le prime ad aver attaccato, per quanto noi possiamo vedere il pianeta Natale come cattivo, sono le Crystal Gems che hanno iniziato. Il pianeta Natale non stava facendo del male a nessuno, fra le gemme. E sono le gemme che lo hanno attaccato. E lo hanno attaccato per un motivo. Ma anche il pianeta Natale stava facendo quello che stava facendo per un motivo. Tutti hanno le loro motivazioni per fare le loro scelte. E pensare che il pianeta Natale sia cattivo, in realtà è minimizzare la cosa. Grazie al fatto che Quarzo Rosa sia Diamante Rosa, noi abbiamo un sacco di informazioni interessanti da vedere, come i due punti di vista. Abbiamo da un lato il pianeta Natale e quindi Diamante Rosa che cercava di proteggere alcune gemme come Jasper, come Nefrite, come Giada Limone, come un sacco di altri personaggi che abbiamo incontrato, come Topazio. Diamante Rosa cercava di difendere loro dall'essere frantumate, che sono solo vittime del pianeta Natale, perché il pianeta Natale è, alla fine è Diamante Bianco, e a meno che Diamante Bianco non scenda sulla Terra per combattere,
Non c'è nessuno che puoi incolpare di tutto questo male. Ma uccidere Diamante Bianco avrebbe risolto il problema? No, perché le altre avrebbero attaccato per difendersi da Diamante Bianco. L'unica soluzione alla fine era creare un po' di chiarezza, come ha fatto Steven, ovvero parlare con le due parti, metterla a confronto e arrivare a una soluzione o un compromesso. Come ha fatto Steven, che già abbiamo visto all'interno del trailer del film, che a quanto pare ha creato una sorta di nuova colonia sulla Terra che non segue le leggi del pianeta natale. Poi non sappiamo se abbia cambiato anche il pianeta natale, ma il punto è che, ecco, la guerra ha inizio quando le persone si sentono attaccate. Quindi qualcuno ha attaccato per primo. E la persona che ha attaccato per primo non è colpevole di aver commesso un reato, ma è motivata da delle motivazioni. Ok, il rischio di essere un po' troppo complicato come discorso, quindi semplifichiamolo al midollo. Un bullo se la prende con gli altri bambini perché sta cercando di stare meglio. Perché il bullo sta male per qualcosa, può essere un rapporto brutto con i suoi genitori, può essere un rapporto brutto con la scuola, con la società, può essere che stia accusando un certo ragazzino di qualcosa, non lo sai. Però un bullo può comportarsi male. Puoi sconfiggere un bullo in molti modi, per esempio andando dalla maestra dicendogli no, guarda che tizio coso mi ruba le merendine e ogni tanto mi tira un pugno in pancia, mi ruba le merendine, e poi mi tratta male e poi mi ha copiato i compiti. E la maestra può fare qualcosa, può anche non far nulla. Dovrebbe fare qualcosa, ma può anche scegliere di risolvere la cosa lasciandola discutere ai due bambini. Va bene così. Ci sono molte opzioni su quello che un insegnante può o non può fare in questa occasione e quale sia l'opzione migliore, anche perché bisogna vedere le singolarità delle opinioni dei due bambini. Può essere che il bambino vittima sia un po' paranoico, può essere che il bambino carnefice in realtà sia vittima a sua volta di qualcos'altro. Bisogna ragionare con calma sulle motivazioni di ogni bambino. Il bambino che sta subendo qualcosa magari ha istigato senza saperlo il bullo, per esempio insultandolo una sola volta e il bullo se lo ricorda ancora. Non potete sapere così da esterni quale dei due bambini abbia ragione, quindi sapete anche voi che dovrebbero confrontarsi. Ora, se dopo che il bullo ha rubato tante merendine al bambino, se dopo che il bullo ha picchiato tante volte il bambino e lo ha preso in giro, se il bambino si vendicasse, mettiamo che questo bambino si vendicasse spingendo il bullo dalle scale. Semplicemente spingendolo dalle scale, perché dal suo punto di vista è giusto. Non è mica colpa sua se lui magari si fa male cadendo dalle scale, lui lo ha spinto, poi le conseguenze sono affari suoi. Dopotutto è lui che se l'è cercata perché lui ha fatto il bullo e sapeva di star facendo il bullo. Bene, mettiamo che il bullo sbatte la nuca contro un gradino e il bullo resta paralizzato, a vita. E quando avrà 30 anni non potrà fare le esperienze di un qualsiasi trentenne, non potrà lavorare in alto perché sarà su una sedia a rotelle con la bava alla bocca a farsi pulire il culo da una madre un po' disperata per la situazione, sapendo che lui poteva fare una vita tranquillamente normale, invece è stato spinto giù dalle scale. Immaginatelo 80 anni, dopo essere stato tenuto in vita per una vita senza la possibilità di suicidarsi, costretto a restare in questo corpo completamente immobile, può letteralmente solo pensare e dipende continuamente dagli altri e se la televisione si spegne non ha neanche un modo per chiamare perché è paralizzato. Insomma, è una sofferenza continua, una sofferenza enorme, spaventosamente enorme, che il bambino ha inflitto al bullo. Il bambino non ha un po' esagerato? Il bambino non poteva usare, qualsiasi altra cosa per vendicarsi? Non poteva limitarsi a qualcosa di più semplice? La risposta è semplice. Senza uccidere il bullo, o senza paralizzarlo a vita, o rompergli entrambe le gambe per mesi, che è comunque una cosa da bullo, quindi senza diventare un bullo a tua volta, come fai a proteggerti da un bullo? Non c'è modo. Quando una persona fa del male, non c'è modo di fermarla e basta, rispondendo col fuoco. Devi trovare il modo di eliminare il motivo per cui ti sta attaccando. Come quando due stati combattono fra di loro. Non si vuole tanto arrivare a ammazzare l'altro stato, quanto arrivare a un compromesso. Alla fine le guerre non è che finiscono con i due stati che si annientano a vicenda definitivamente. Non capita molto spesso, anche se è capitato, che uno dei due stati
disintegrasse completamente l'altro, costringendo qualsiasi abitante a non esistere più, ma è più una sorta di gara, diciamo. Una gara che una volta aveva delle regole, poi dal 37 in poi ha smesso di avere regole e beh, bombardiamo i civili! Che tristezza, la guerra è una cosa orribile. E però se sapete che la guerra è una cosa orribile, se sapete che la morte è una cosa orribile, e sapete che non risolvete nulla, perché mi proponete la pena di morte? Allora, la pena di morte viene considerata giusta perché viene attuata da una legge. È quello che potrebbe fare Bismuth. Ovvero, decidere che alcune sono responsabili di quello che è successo e quindi possono essere frantumate, mentre altre no, sono magari vittime della società, non lo volevano fare davvero, sono costrette perché altrimenti vengono punite. E quindi Bismuth decide chi frantumare e chi no. Primo, con che logica? Una gemma che ha frantumato una sola gemma merita di essere frantumata? E una gemma che ha frantumato 100 gemme merita la stessa punizione della gemma che ha frantumato una sola gemma? E se la gemma che ha frantumato quell'unica gemma l'ha frantumata per legittima difesa? E se quella gemma che ha frantumato l'altra gemma in realtà è stata incastrata, ma non è stata lei ad ammazzare l'altra gemma, però è stata incastrata dal colpevole che cercava di sviare la sua colpa su qualcun altro? Bisognerebbe discuterne per ore. Che cosa succede? Si va in tribunale per mesi e mesi e mesi. Perché tutti cercano di capire di chi è la colpa di chi. Sì, quello che succede in Italia. Ovvero, cercare di incolpare qualcuno o decretare chi è colpevole, chi no, chi deve subire, chi no. Passare troppo tempo concentrati sulla vendetta e sul trovare la giusta misura di una vendetta senza riuscire mai ad accontentarsi, non porta a una soluzione, porta a una discussione che si protrae per troppo tempo. Perché stiamo parlando di temi esistenziali, temi di cui possiamo parlare per ore, di cui io stesso sto già parlando da 15 minuti. Quindi, perché non rallentiamo un attimo e cerchiamo di ragionare su quanto la pena di morte sia o meno utile allo scopo che volete raggiungere? Perché la pena di morte non è un fine, è un mezzo per ottenere qualcos'altro. Qual è lo scopo del punire le persone che fanno del male? Impedire loro di fare del male. Quindi, se hai un altro modo di impedire loro di fare del male senza dover rischiare di ammazzare un innocente, per esempio, o senza dover discutere del fatto che, oh, ma a quanto pare si poteva fare di peggio, forse abbiamo sbagliato a usare la pena di morte su quella persona che ha rubato 15 milioni quando in realtà potevamo usarla su quella persona che ha ammazzato 100.000 persone perché non è esattamente lo stesso livello di. Insomma, sinceramente, io penso che se Hitler, anziché essere ucciso, avesse fatto lavori forzati per gli ebrei per il resto della sua vita, beh, sarebbe stato più soddisfacente, giusto? Sareste stati molto più felici della vostra vendetta. Proprio perché in realtà Bismuth non è mossa da una logica strategica o dal ragionamento logico, ma da un'emozione, da tanta, tanta, tanta rabbia verso il pianeta natale. Bismuth è mossa da una rabbia enorme verso un pianeta che l'ha sfruttata, che l'ha annichilita, che l'ha distrutta, devastata, insultata, maltrattata e che ha frantumato le sue amiche e che ha continuato ad attaccare, che non ha voluto ascoltare parole, non ha voluto ascoltare nessuno. Il penetratale si è rifiutato di ascoltare Diamante Rosa, si è rifiutato di accettare che Diamante Rosa potesse parlare. Quindi, perché Bismuth, che nemmeno sa tutte queste cose, dovrebbe provare qualcosa di diverso da un'enorme rabbia? È quello che proviamo quando subiamo un'ingiustizia. Quando qualcuno ci fa del male, noi ci arrabbiamo. Se tu uccidi un bambino, la madre si arrabbia. Giustamente, perché hai fatto una cosa orribile, indecente. La cosa più tremenda che tu possa fare a una madre. E quella madre ovviamente cercherà vendetta. Il problema è, che cosa la potrebbe soddisfare? Ucciderti? No, il dolore non se ne va. Sorpresa, Bismuth! Se tu avessi frantumato tutto il pianeta natale, non staresti meglio. Assolutamente. Non risolvere la cosa con questa legge del taglione, con il vendicarsi, non risolve i problemi, non ti fa stare meglio. Impedisce che la cosa si ripeta? No, assolutamente no. Uno dei paesi con la più alta criminalità al mondo sono gli Stati Uniti d'America. Hanno la pena di morte. Com'è possibile che in Svezia non ci sia la pena di morte, ci sia poca criminalità e negli Stati Uniti invece ci sia la pena di morte e invece c'è un sacco di criminalità? Perché
Perché il problema sta nella mentalità delle persone, sta nei rapporti sociali, sta nei problemi sociali, sta in moltissime cose e non certo nel oh, manca la pena di morte. Cesare Beccaria, non so se l'avete mai sentito nominare, ma è una persona abbastanza importante nella storia italiana. Perché Cesare Beccaria è quello che ha scritto un libro chiamato Dei delitti e delle pene, dove ha cercato di studiare la pena di morte, dicendo: se Bismuth avesse deciso di frantumare le gemme del pianeta natale, le gemme del pianeta natale avrebbero smesso di attaccare la Terra? La risposta è semplice. No. Perché la morte non è la cosa più brutta al mondo. Il cinema te la descrive come la cosa più brutta al mondo, ma non lo è. C'è di peggio. Cosa c'è di peggio della morte? L'ergastolo. Essere rinchiuso in una stanza per tutta la vita. Puoi avere tutti i comfort del mondo, puoi avere la TV, puoi avere anche internet, puoi avere la tua brandina, ma non avrai mai più la tua privacy. Non potrai mai più andare dove vuoi, non potrai mai più fare una vacanza. In realtà, se dobbiamo fare un elenco di tutte le cose che non potrei fare mai più, compresi anche rapporti sessuali, rapporti sentimentali, qualsiasi forma di amicizia vera e spontanea, o la possibilità di cambiare vita se necessario, o di scegliere dove abitare, o di scegliere l'armadietto da tenere in camera, insomma, potrei parlare per ore di quante cose tu non potrai mai più fare se subisci un ergastolo. La prigione non ha lo scopo di punire. Per questo le prigioni non sono posti orribili in cui ti lasciano a patire la fame. Perché lo scopo di una prigione è, primo, tenerti lontano dalla società perché è evidente che se finisci in prigione non sei in grado di vivere in società senza problemi. Secondo, perché la prigione ha come scopo principale quello di rieducarti per poi rimetterti in società senza che tu ti metta ad ammazzare gente o a derubare o a fare qualsiasi altra cosa orribile che vada dallo stupro al violare il copyright su YouTube. Ci sono tante cose orribili che si possono fare, ma si può rieducare una persona. Quella persona si è fatto una certa cosa perché aveva certe esigenze. Come ho già detto, se una persona fa del male non è perché è pazza. Non è vero che se una persona ha rubato lo farà ancora. Se una persona ha rubato perché moriva di fame, quando non muore di fame non ha bisogno di rubare. Se una persona ha ucciso una persona perché quella persona, secondo la prima persona, insomma, se la persona A uccide B perché B è brutto e cattivo, ha fatto cose orribili, una volta che B è morto, A non farà più del male a nessuno. Magari gli insegni che quando qualcuno è orribile, devi comunque lasciarglielo essere orribili, perché è un diritto essere antipatici, è un diritto fondamentale dell'uomo poter essere antipatico quanto vuoi, poter essere crudele, stronzo, tutto quello che vuoi. Finché non violi la legge, è un tuo diritto comportarti come vuoi, fare quello che vuoi della tua vita, magari stare antipatico all'intero pianeta. Puoi farlo. No, non è illegale. E non è illegale perché non è sbagliato. È irritante, è scomodo, va bene. Non è sbagliato. Io posso essere antipatico quanto voglio, se voglio. Oppure posso essere simpatico a tutti. Ho la libertà di scegliere. Ecco, Cesare Beccaria è quello che ha riflettuto sulla pena di morte. Tutti vogliono la pena di morte perché sono convinti che funzioni, ma a livello pratico non funziona. Avete presente quello che è successo con Diamante Bianco, no? Diamante Bianco usa sempre la logica. Lei ha una gemma in fronte proprio perché lei è logica. Lei sa perfettamente che cosa fare, calcola ogni sua mossa e sa sempre come comportarsi davanti a ogni singola occasione, davanti a ogni singola opportunità, davanti a qualsiasi eventualità lei si ritrova a dover affrontare. Diamante Bianco è Diamante Bianco, dopo tutto, è il massimo della logica e del ragionamento. Ma il suo ragionamento fallisce con Steven. E quando scopre che Steven non è Diamante Rosa, non ha senso. E impazzisce. E come reagisce a questa informazione assolutamente assurda, ovvero che Steven non è Diamante Rosa? Si arrabbia, prova solo e semplicemente rabbia, perde completamente il senno. E beh, perché non sempre ciò che avete davanti segue la logica. Perché la vita non è così semplice, non è solo matematica, ma è fatta di tante cose molto complicate che rendono tutto più complicato. Non è un semplice fai del male e subisci qualcosa di brutto. Magari fosse così, sarebbe molto più semplice e avremmo già sconfitto la criminalità da migliaia di anni. E invece no. Perché scegliere la pena di morte quando ci sono un sacco di punizioni migliori? Come imbollare una gemma? O
O portarla ai lavori forzati. O studiare il tutto e ragionarci assieme. E alla fine Bismuth capisce la cosa. Bismuth fa da sola un enorme ragionamento. Quando scopre che Quarzo Rosa in realtà è sempre stata Diamante Rosa, lei ha il suo momento in cui ha bisogno di urlare in un oceano di lava e soffrire i 40.000 gradi, però comunque dopo aver urlato, aver sfogato la sua rabbia, la prima cosa che fa è quando vede Diamante Blu dire mettiamola in una bolla. Lo dice, mettiamola in una bolla. Come in una bolla? Lei non voleva frantumarla, sì, ma ora ha capito. Ora ha capito che, insomma, Quarzo Rosa era Diamante Rosa e Diamante Rosa, per quanto fosse la cattiva dal suo punto di vista, stava facendo di tutto per impedire che tutto questo succedesse. Lei era solo la portavoce di qualcuno che aveva un piano malvagio. E quel qualcuno che aveva un piano malvagio, ovvero Diamante Giallo e Diamante Blu, a loro volta erano succubi di Diamante Bianco. E Diamante Bianco a sua volta era succube di una serie di pensieri e di società e modi di ragionare e principi che lei stessa aveva creato. Ognuno è vittima di qualcos'altro, ognuno è mosso da qualcosa per ciò che fa. Si può sempre usare il ragionamento per risolvere i problemi? No. Purtroppo a volte bisogna passare alla violenza. La violenza non è una cosa brutta, la violenza è anche il motore del mondo. Senza le guerre non c'è svecchiamento, non c'è grande cambiamento e non c'è spinta al cambiamento. Però effettivamente, se possiamo evitarle, evitiamole. Cerchiamo di affrontarle con una certa maturità. Cerchiamo di affrontare i conflitti con una certa maturità. Capita che abbiamo bisogno di usare la violenza. Steven stesso, che sta impedendo Bismuth di frantumare le altre gemme, a un certo punto tira fuori una spada e ammazza Bismuth. Così come ha fatto con Occhietto, che ha dovuto sparare nello spazio. Come ha fatto con Jasper, che non ha potuto guarire. Perché non sempre il ragionamento ti può portare a una soluzione. Non sempre. Ma la pena di morte è nemica del ragionamento. Perché a meno che non vogliamo attuare la pena di morte dopo aver ragionato 80 anni su ogni singola situazione, la pena di morte è sempre sbagliata. Può capitare che per legittima difesa, quando una persona ti sta per uccidere, tu la uccida. Ma non ha senso pensare che sia giusto. Non ha senso pensare che non si potesse trovare un'altra soluzione. Quindi se puoi fare a meno di ucciderla, se puoi metterla in una bolla, fallo. Se puoi evitare di spargere violenza e creare quello che poi porterà altre persone a fare del male, è meglio. Insomma, se io condanno a morte, per esempio, Diamante Rosa e gli altri diamanti pensano che Diamante Rosa sia innocente, gli altri diamanti si vendicano. Come? Lanciando la corruzione. Perché loro si sentono la vittima della situazione. Perché loro sentono che la loro bambina è stata frantumata. E non vedono la loro bambina come il carnefice, ma come la vittima. Perché è così che fanno tutti. Perché è così che funziona. Così funziona con le mamme di bulli, così funziona con qualsiasi persona abbia mai fatto un errore. C'è sempre una mamma a cui lo scarrafone è bello. C'è sempre qualcuno che non percepisce la cosa in questo modo. Sono opinioni ed è giusto così. E beh, come puoi decidere chi frantumare e chi no? Come puoi decidere chi va ucciso e chi va tenuto in vita? Chi merita di vivere e chi no? Non puoi, perché qualsiasi logica tu usi è sempre una logica e ce ne sono altre. Ci sono altre possibilità. E alla fine qual è il tuo scopo nell'uccidere qualcuno o decidere che qualcuno può vivere oppure no? Insomma, se avete visto Death Note, se noi ammazzassimo tutti quanti gli assassini, dovremmo passare ai grandi ladri. Dovremmo passare a quelli che in modo indiretto ammazzano qualcuno. Il problema è che a un certo punto ti renderai conto che nessuno è buono. Nessuno fa solo del bene. Tutti facciamo del male. E in qualche modo o inquiniamo o seguiamo una certa multinazionale che fa del male a qualcuno, o non ci preoccupiamo dei problemi degli altri, o teniamo da parte un sacco di soldi nella nostra banca quando potremmo darli in beneficenza o darli a chi ne ha bisogno. Ci sono tantissime cose che noi potremmo fare e non facciamo, e un sacco di cose che potremmo non fare e invece facciamo. Chi può decidere chi deve vivere e chi no? È quello il problema. Bismuth
Bismuth non era mossa dalla logica, lei credeva che fosse logica, ma era mossa solo dalla rabbia, da tanta voglia di frantumare, perché era una sorta di gesto estremo, perché frantumare qualcuno sembra la cosa più grande che tu possa fare, ma non certo la più intelligente, perché frantumare qualcuno porta altre persone a fare del male, il male porta al male. Se nessuno avesse frantumato Diamante Rosa, non sarebbe arrivata la corruzione. I diamanti potevano obliterare le gemme del pianeta Terra fin da subito, perché non l'hanno fatto con Diamante Rosa? Con Diamante Rosa nolente o volente. Beh, perché Diamante Rosa era Diamante Rosa. I diamanti sono i diamanti, le ribelli sono le ribelli, e tutti quanti sanno che non vogliono arrivare a così tanto. Nessuno vuole frantumare davvero gli altri. E quando lo si vuole fare si è mossi più dalla rabbia, o dal rancore, o dalla paura, da preoccupazioni, da ansia, non dalla logica. Noi umani non seguiamo sempre la logica, noi ragioniamo sempre con delle emozioni. E le gemme sono più umane di quanto sembri. Dicono di seguire la logica, ma alla fine provano anche loro emozioni, non sono dei robot. Ma nemmeno un robot saprebbe ragionare davvero, perché un robot non è oggettivo, un robot è stato creato dall'uomo e l'uomo non è che soggettivo, insomma. Pensare di risolvere tutto con una cosa come la pena di morte, che è svelta e così sembra risolvere tutto troppo facilmente, è stupido. Perché, insomma, l'unica cosa che dici approvando la pena di morte è che non hai mai fatto nessuno di questi ragionamenti. O che tu hai già una risposta. E che questa risposta è così semplice e così veloce come la pena di morte. E non si basa su un vero ragionamento, ma a quanto pare solo sulla tua rabbia, su quello che tu provi, sulla tua opinione, su quello che pensi. E beh, quando tu ammazzi qualcun altro, stai dicendo che tu sei senza peccato. Tu sei perfetta e sei abbastanza in grado di ragionare meglio di quanto abbia fatto quella persona. Insomma, le motivazioni per cui quella persona ha ammazzato qualcuno sono stupide, mentre le tue sono intelligentissime. Giusto? Lo stai dando per scontato. Riflettici. Perché uccidere qualcuno è una cosa estrema che sarebbe meglio non fare mai. E non andrebbe giustificata nemmeno quando è l'ultima cosa che potevi fare. Non sei obbligato a sentirti dispiaciuto perché hai ammazzato qualcuno. Assolutamente. Però non dimenticarti del perché hai ucciso qualcuno. Con quale scopo? Perché rischi di essere controproducente, come Bismuth, che se avesse frantumato Diamante Rosa avrebbe ottenuto lo stesso effetto che si è ottenuto lo stesso, la corruzione. Solo che se avesse davvero frantumato Diamante Rosa, nessuno si sarebbe salvato. E non sarebbe iniziato Steven Universe.